Secondo tesseramento day domenica 9 settembre a partire dalle ore 17 nell'area di sgambamento realizzata all'interno di Villa Monica, un'occasione durante la quale saranno consegnate le tessere ai nuovi iscritti al gruppo cinofilo Amicani, creato in seno al comitato di quartiere Balate Pinzelli. Un'area dedicata agli amici a quattro zampe iscritti all'anagrafe canina e vaccinati, inaugurata nell'ottobre del 2016, che oggi conta ben 106 tesserati. Il Comune ha concesso quest'area al comitato di quartiere per dare la possibilità a tutti, essendo un'area pubblica, a tutti di poter accedere. Naturalmente bisogna dimostrare di essere in regola, i cani devono essere microchippati e naturalmente vaccinati. Bisogna fare un'istanza dove si accetta quello che è il regolamento. Il regolamento, tra l'altro, che viene redatto in base alle linee guida emanate dal Comune. Può accedere uno o più cani alla volta. Naturalmente dipende tutto se vanno d'accordo o meno. Nel momento in cui qualcuno si preoccupa di far accedere il cane assieme ad altri, deve avere la pazienza di aspettare 10 minuti. Può accedere, ripeto, da solo, può accedere assieme ad altri, anche perché i cani di solito quando sono assieme socializzano ed è una cosa anche simpatica. L'area è gratuita, essendo un'area pubblica non viene assolutamente richiesto alcun importo, se non 5 euro all'atto dell'iscrizione. È un contributo che viene richiesto solo perché noi rilasciamo una tessera e naturalmente ci sono delle piccole spese tipo acquisto di lucchetti, acquisto di rete, queste cose che servono giustamente a cercare di fare funzionare bene l'area. Domenica, oltre a consegnare le tessere, dovrebbe esserci un educatore cinofilo che illustrerà determinati comportamenti che dovrebbero avere i cani. Ci saranno pure le guardie zoofile che illustreranno il comportamento, diciamo, nell'ambiente dei cani. Vi invitiamo a partecipare a questa manifestazione alle ore 17 a Villa Monica, è aperta a tutti. Naturalmente molti porteranno i cani che riceveranno la tessera, per cui sarà anche un momento, anche per i più piccoli, un momento simpatico per stare assieme a questi simpatici animali.